Dunque, vediamo un altro tipo di dispositivi, un pochino più complicato del diodo, che sono i transistori. Dunque, i transistori, abbiamo già parlato all'inizio, sono dispositivi a tre terminali. In pratica funzionano da generatori controllati di corrente. Ci sono due situazioni diverse. Una è quella in cui la corrente tra due terminali è controllata dalla tensione applicata al terzo terminale, che viene chiamato anche terminale di controllo, quindi la tensione, no, ho detto la corrente. La corrente tra due terminali viene controllata dalla tensione applicata al terzo terminale, che viene anche, terminale, che viene anche detto terminale di controllo. I transistori che si comportano in questo modo sono quelli che si chiamano transistori a effetto di campo. Quindi, al singolare, transistore a effetto di campo. Quando si dice effetto di campo si sottintende il campo elettrico, che è quello che viene modulato e variato variando la tensione sul terminale di controllo. L'altra situazione è quella in cui la corrente tra due terminali viene controllata dalla corrente iniettata nel terzo terminale. Appunto, terminale di controllo. Transistori di questo tipo si dicono transistori bipolari a giunzione, bipolare al singolare a giunzione. Quindi possiamo avere un generatore di corrente controllato da tensione o un generatore di corrente controllato da corrente. In realtà le due cose poi non sono così diverse. Allora, vediamo prima il secondo caso e dobbiamo cercare di capire innanzitutto che ci possiamo fare con un generatore di corrente controllato da corrente e dopo che abbiamo capito che ci possiamo fare, vediamo un dispositivo che si comporta in quel modo. Allora, quindi partiamo da un generatore di corrente controllato da corrente. Allora, come lo rappresentiamo? È un dispositivo lineare, lo rappresentiamo in questo modo. La corrente tra i nodi 2 e 3
chiamiamola I2, è proporzionale alla corrente che entra nel nodo 1. Questo per esempio così. Ok? Questa qui è la I2. Questo è il un modello semplificatissimo di un generatore di corrente controllato da corrente. Per capire che cosa ci si può fare, dobbiamo inserire delle maglie, insomma, chiudere il circuito. Per esempio, qua possiamo applicare un generatore di tensione con una resistenza serie in ingresso, questo qua, così, in modo che la corrente in questa maglia sia proprio I1, e da questa parte possiamo mettere una resistenza di carico e un altro generatore per chiudere l'altra maglia. La corrente nella seconda maglia sarà I2. Quindi questa è la maglia d'ingresso. E questa qui invece è la maglia di uscita. Va bene, qui è facile andare a risolvere le maglie per capire un po' com'è che funziona. Vedete, io posso scrivere alla maglia d'ingresso che VI è uguale a RI per I1, quindi quando conosco VI posso ricavare I1. Quando conosco I1, so che I2 è uguale ad A per I1, quindi conosco anche I2, quindi poi so che I2 è uguale ad A per I1, e per esempio posso ricavare la tensione qua sul nodo 2. Perché? Anzi, facciamo così, non sul nodo 2, vabbè, anche facciamo la tensione sulla RL, più facile, VL chiamiamo. Come si fa? Beh, la corrente è I2, la VL è uguale a RL per I2. E quindi ho VL, quindi VL ha la stessa forma di I1, è analoga, scusate, VL è la stessa forma di VI, è analoga a VI, no? Vedete, io posso scrivere VL in funzione di VI perché VL è RL per I2, ma al posto di 2 posso scrivere AI1, ma al posto di 1 posso scrivere VI su RI, quindi questo è VI diviso RI. Quindi questo termine tra parentesi, RL per A diviso RI, è il rapporto di proporzionalità che c'è tra la tensione su V, la tensione VL e la tensione VI. Per essere preciso con i segni che ho dato qua, in realtà VL sarebbe meno RL per I2, ok? Allora non mi interessa guardare il segno, quindi facciamo una cosa, fatemi invertire qua, così le cose tornano. Prendo in questo modo, quindi VL ha la stessa forma di VI. Ok? Se scelgo questi valori in modo che questa frazione sia maggiore di 1, ho un aumento, un'amplificazione della tensione. Okay? Quindi posso aumentare la tensione. Se A è maggiore di 0, posso, di 1, posso amplifico la corrente, cioè la corrente d'uscita è più grande della corrente d'ingresso. Se RL per A diviso RI è maggiore di 1, ho un'amplificazione della tensione. Però la forma è esattamente la stessa. Se VI è sinusoidale, VL è sinusoidale. Se VI è un'onda quadra, VL è un'onda quadra. Quindi, un generatore di corrente controllato a corrente inserito in questa situazione mi consente di ottenere in uscita una corrente maggiore di quella che ho in ingresso oppure una tensione maggiore di quella che ho in ingresso con la stessa forma. Quindi, in pratica, posso utilizzarlo per ottenere un amplificatore. Ok? Una cosa importante a puntualizzare è che in realtà quando
si dice che un circuito è un amplificatore, non ci si riferisce in particolare al fatto che amplifichi la corrente oppure che amplifichi la tensione. Quelli sono fattori relativamente meno importanti. Quando si dice che un circuito è un amplificatore, si intende dire che quel circuito è in grado di amplificare la potenza. Allora, vediamo in questo caso se c'è un'amplificazione di potenza. La potenza erogata dal generatore d'ingresso chiamiamola P, è uguale a VI per I1. Guardate il disegno indietro, VI è la tensione ai capi del generatore, I1 è la corrente erogata dal generatore, quindi corrente per tensione è la potenza erogata dal generatore. Quindi posso scriverla in questo modo, I1 è VI su RI, quindi questo è VI quadro diviso RI. La potenza assorbita dal carico, cioè da RL, quant'è? Chiamiamola più, sarà uguale a VL al quadrato diviso RL. Ok? Quindi VL, ho detto già quant'è, VL è RL diviso RI per A, al quadrato per VI al quadrato diviso RL. Quindi questa è l'espressione della potenza d'uscita. L'amplificazione di potenza è il rapporto tra la potenza assorbita dal carico e la potenza erogata dal generatore d'ingresso. Quindi è più su P. Se vado a fare questo rapporto, che cosa mi viene fuori? Mi viene fuori RL, che va via, cioè RL al quadrato diviso RL, quindi mi rimane solo RL, poi ho un A al quadrato, qui al denominatore mi rimane RI, perché avrei un RI quadro, ma se divido per P, RI sparisce, e basta, VI e VI vanno via. Quindi questa è l'amplificazione di potenza. E se l'amplificazione di potenza è maggiore di 1, ho un amplificatore. Quindi il sostantivo amplificatore è riservato ai sistemi che amplificano la potenza, quindi che hanno un rapporto tra la potenza che arriva al carico e la potenza che deve erogare il generatore d'ingresso maggiore di 1. Ok, quindi abbiamo visto che con il generatore di corrente controllato da corrente si riesce ad avere in uscita una corrente analoga a quella che abbiamo nella maglia d'ingresso, eventualmente amplificata, una tensione analoga a quella della maglia d'ingresso, eventualmente amplificata, ed eventualmente anche un'amplificazione di potenza del segnale. Dipende un po' dai valori dei vari parametri che abbiamo indicato. Un altro concetto importante per un generatore di corrente controllato da corrente è quello di caratteristiche di uscita. Vedete, si indica al plurale perché si tratta di una famiglia di curve. Quindi abbiamo la caratteristica V del diodo, perché era una curva sola, in questo caso per i transistori abbiamo caratteristiche di uscita, perché è una famiglia, quindi una famiglia di curve al variare di un parametro. Tipicamente che cosa si rappresenta? Si rappresenta la corrente d'uscita nella maglia di uscita in funzione della tensione al nodo d'uscita, usando la corrente nella maglia d'ingresso I1 come parametro. Quindi al variare di I1 ottengo una curva diversa e per questo ho una famiglia di curve.
nel nostro caso com'è la situazione? Vedete, ho i 2 in funzione di V2 usando I1 come parametro. Beh, ma come sono fatte queste curve? Non lo sappiamo, abbiamo visto che I2 è uguale ad A per I1, quindi vuol dire che queste curve sono delle rette orizzontali che non dipendono da V2 ma hanno un valore fissato che è funzione di I1. Quindi in pratica come le rappresento qua sopra? Per esempio, se I1 ha un certo valore I1,1 grande, qui avrò una retta che ha valore costante pari ad A per I1,1. Se per esempio I1 ha un altro valore I1,2, beh, sarà una retta orizzontale con valore A1,2. Se I1 è uguale a I1,3, avrò una retta A per I1,3 e così via. Quindi queste sono le caratteristiche di uscita del generatore di corrente controllato da corrente. Se guardo il circuito in cui l'ho inserito, cioè questo, vedete, posso scrivere anche un'altra relazione tra I2 e V2, perché posso scrivere l'espressione alla maglia, si vede bene che, com'è l'espressione alla maglia? Equazione alla maglia, guardate, lo scrivo un attimo qua sopra, equazione alla maglia di uscita, mi viene VCC è uguale a RL per I2 più V2. Quindi vedete, l'equazione alla maglia di uscita è una retta sul piano I2 V2. Quando I2 è uguale a 0, V2 è uguale a VCC, quando V2 è uguale a 0, I2 è uguale a VCC su RL. Quindi io potrei disegnare questa retta su questo piano, ripetendo, quando I2 è uguale a 0, V2 è uguale a VCC, quando V2 è uguale a 0, I2 è uguale a VCC fratto RL. Quindi è una retta, devo fare la retta che passa tra queste due intercette, ed è questa. Quindi questa qui è l'equazione della maglia di uscita che si chiama anche retta di carico. Ok? Perché questo aspetto è importante? Perché quando il generatore di corrente controllato da corrente è inserito in quel circuito che ho disegnato, chiaramente la soluzione del sistema deve soddisfare sia l'equazione del circuito sia l'equazione interna del generatore di corrente. Quindi in pratica, fissata I1, la soluzione del sistema deve stare sulla retta di carico e sulla caratteristica corrispondente a quel valore di I1. Quindi deve stare sull'intersezione tra le due rette. Per esempio, se I1 è uguale a I1,2, questa sarà la retta di carico la caratteristica che devo considerare, questa sarà la retta di carico, questo qui sarà il punto di lavoro del generatore di corrente controllato da corrente. Se vario I1, la I2, il punto di lavoro si sposta, se aumento I1 mi sposto per esempio su questa caratteristica, se diminuisco I1 mi sposto su questa caratteristica, quindi il punto di lavoro istantaneo si muove su quella caratteristica in funzione del valore di I1. Quando funziona in questo modo, vedete, I1 varia e varia di conseguenza I2, e poi come abbiamo visto varia anche la tensione di uscita, l'andamento di I2 coincide con l'andamento di I1, a meno di una costante, e quindi in quella regione il generatore di corrente controllato a corrente funziona da amplificatore. Quindi se uso in questa zona,
quindi centro il funzionamento del generatore di corrente controllato da corrente sulla retta di carico, e poi lo vario, il punto di lavoro istantaneo sulla retta di carico al variare della corrente I1, e in quel caso lì sto facendo funzionare il generatore di corrente controllato da corrente come amplificatore. Avrò un'uscita, una corrente che ha la stessa forma di quella d'ingresso, eventualmente amplificata, e una tensione sul carico che ha la stessa forma della tensione d'ingresso, eventualmente amplificata. Quindi questo è un uso. C'è anche un altro uso possibile del generatore di corrente controllato da corrente, che è questo. Io invece di modulare dolcemente il punto di riposo, posso farlo variare tra due posizioni diverse. Tra questa posizione, vedete, in questa posizione il generatore di corrente controllato da corrente si comporta come un interruttore aperto, perché vedete, ho corrente nulla, come se la maglia d'uscita fosse aperta. Quindi qui il generatore di corrente si comporta come un interruttore aperto, quindi se metto la I1 a 0, no? Quando I1 è uguale a 0, I2 è upper 0, fa 0. Quindi quando I1 è uguale a 0, il generatore si comporta come un interruttore aperto. Quando I1 invece è uguale a questo valore qui, al valore che mi dà questa caratteristica, il punto di riposo è questo, quindi ho corrente massima e tensione nulla sul nodo d'uscita. Quindi il generatore corrente controllato da corrente si comporta come un interruttore chiuso. Quindi vedete, in pratica posso utilizzare questo valore di I1 uguale, lo chiamiamo I1,5 per comodità. In questa situazione, quindi variando la I1 tra 0 e questo valore, vario il funzionamento del generatore di corrente controllato a corrente dall'interruttore aperto all'interruttore chiuso. Quindi lo uso in pratica come interruttore controllato da corrente. Va bene? Questo tipo di funzionamento, interruttore aperto e interruttore chiuso, è tipicamente il tipo di funzionamento che mi serve in elettronica digitale. Quando voglio lavorare solo con uni e zeri, i transistori li faccio funzionare come interruttori aperti e chiusi e basta. Quando invece ho un circuito analogico, allora ho bisogno di utilizzare i transistori come amplificatori e quindi li faccio lavorare, generatore di corrente controllato a corrente, nella regione centrale. Okay? Quindi tutte e due le situazioni di funzionamento sono frequenti e le vedremo tutte e due. Ok? Va bene. Allora, detto questo, che serviva un pochino per introdurre la cosa, vediamo qual è un dispositivo realistico a semiconduttore che ha questo comportamento. Ecco, tenete presente dei tubi a vuoto, la valvola, il triodo che avevamo nominato al suo tempo, aveva questo comportamento di generatore di corrente controllato da tensione più che da corrente, insomma di generatore controllato, e ha questo tipo di comportamento anche quello che si chiama transistore bipolare aggiunzione. Vediamo com'è fatto. In inglese transistore bipolare aggiunzione si chiama bipolar junction transistor e si indica spesso con la sigla BJT. Allora, com'è fatto? Ci sono tre regioni distinte affiancate, drogate in modo diverso, che mi danno due giunzioni vicine l'una all'altra. E tipicamente, per esempio, una regione drogata N, un'altra regione drogata P, l'altra regione drogata N. Quindi ho due giunzioni, una giunzione qua e una giunzione qua.
ho tre regioni, sono tutte e tre contattate separatamente, uno dei due contatti N, questa fase si chiama emettitore e si indica con la lettera E. In inglese l'emettitore si dice emitter. La regione centrale si chiama base e si indica con la lettera B. In inglese la base si chiama base. E l'altra regione si chiama collettore e si indica con la lettera C. In inglese il collettore si chiama collector. Questo transistore bipolare è un tipo particolare, si chiama transistore bipolare NPN, perché questa è la sequenza delle zone. Quindi si dice spesso questo è un BJT di tipo NPN. Visto che ci siamo, ha un simbolo che è questo, dove questo trattino è la base, questo qua indica la giunzione, che in corrispondenza della base ci sono le due giunzioni, una verso l'emettitore, l'altra verso il collettore. Quindi qui si indicano in modo esplicito una giunzione e l'altra giunzione, questa freccia è la freccia che indica la direzione della corrente in polarizzazione diretta. In zona diretta, in zona attiva diretta, no, poi vedremo che cosa vuol dire, ma insomma in condizioni normali di lavoro questa è la direzione in cui passa la corrente. Per completezza è importante segnalarvi che c'è anche un altro tipo di transistore bipolare con le zone opposte, giusto? Ve lo disegno qua, in pratica io posso avere PNP, ho due giunzioni vicine allo stesso, questo di nuovo è l'emettitore, questa è la base e questo è il collettore, e in questo caso dico che ho un transistore bipolare di tipo PNP. Cambia il simbolo, aspetta, lo faccio più bello. Tipicamente l'unica cosa che cambia è la direzione della freccia, che è diversa. È fatta in questo modo. Ok, allora. Noi abbiamo visto com'è che funziona una giunzione, dobbiamo vedere come funziona un transistore bipolare a giunzione, ma insomma il fatto di sapere come funziona una giunzione ci aiuta. Allora, dunque immaginiamo che questa qui sia vediamolo da sotto, transistore, prendiamo l'NPN per comodità, allora la prima cosa a cui potremmo pensare è questa qua. Beh, diciamo, noi sappiamo come funziona una giunzione, quindi possiamo immaginare che c'è una prima giunzione PN messa così, quindi questa è la base, questo è l'emettitore, una seconda giunzione PN messa in direzione opposta, quindi questo, e il transistore funzioni così, come due giunzioni, diodi a giunzione PN contrapposti, va bene? Avendo studiato le cose singolarmente possiamo pensare che tutto insieme funzioni così. In realtà non va bene. Non va bene che non è vero.
e non funziona semplicemente come due giunzioni contrapposte, ok? E il motivo per cui non funziona così è perché la base è corta, cioè lo spessore della base è molto piccolo, per cui i portatori minoritari che vengono iniettati in base non spariscono nella base, non ricombinano tutto in base. Quindi no, perché la base è corta. Dunque, che cosa succede in realtà? Ma per capire che cosa succede, mettiamoci in una condizione di polarizzazione ben precisa. Cioè, immaginate di avere questo strato NPN, di avere una tensione positiva tra base ed emettitore, in modo che la giunzione base-emettitore sia polarizzata direttamente. Quindi cosa vuol dire? Che se polarizzata direttamente avrò una zona di svuotamento molto piccola tra base e emettitore. E poi immaginate di avere una giunzione base-collettore polarizzata inversamente. Quindi mettiamo una tensione sul collettore più grande di quella che c'è sulla base. Ok? A questo punto la giunzione base-collettore è polarizzata inversamente, perché la regione N ha tensione più alta della regione P, e quindi qui c'è una regione di svuotamento grande. Facciamola così, esageriamo un po'. Quindi questa qui è la regione di svuotamento. E anche questa qui. Ok, allora vediamo com'è fatta l'energia potenziale per gli elettroni sulla base di quello che sappiamo delle giunzioni PN. Beh, cosa possiamo dire? È abbastanza facile qui. Abbiamo che qui tra emettitore e base c'è una barriera piccola, perché la giunzione è polarizzata direttamente, mentre invece tra base e collettore c'è una barriera grande, perché c'è un'ampia zona di svuotamento. Ok? Quindi questa è la situazione. Emettitore, base e collettore. Cosa succede agli elettroni? Gli elettroni sono tanti qui e poi tanti qui. E in base sono trascurabili. La cosa è abbastanza semplice, cioè la barriera tra emettitore e base è bassa, quindi gli elettroni diffondono in base, e però poiché la base è corta non ricombinano nella base, ma arrivano al bordo qui della regione di svuotamento col collettore, vedono un campo che li accelera verso il collettore, trovano uno scivolo, no? Quindi il campo li spinge e vanno a finire, direttamente, no, sto toccando qualcosa che non devo, vanno a finire direttamente al collettore. Quindi ho una, quando ho la polarizzazione di questo tipo, ho praticamente un flusso continuo di elettroni dall'emettitore al collettore. E questo è di fatto anche l'origine del nome dei terminali. Emettitore emette cariche mobili e il collettore le raccoglie. Okay? Questo è il flusso di gran lunga principale. Poi ovviamente qualcosa ricombinerà in base, perché la base non è nulla, però insomma una frazione trascurabile ricombina in base. Il grosso della carica arriva direttamente al collettore, quindi in queste condizioni ho passaggio di corrente. In parallelo c'è anche un altro effetto, e ci sono le lacune che sono presenti in base,
praticamente presenti in concentrazioni trascurabili all'emettitore e al collettore, e sapete, le lacune vedono un'energia potenziale che è capovolta rispetto a quella degli elettroni, no? È negativa, è di segno opposto rispetto a quella degli elettroni. Quindi immaginate questo stesso profilo capovolto. Che cosa succede? Che le lacune vedono una barriera molto alta verso il collettore, quindi non ci vanno, però vedono una barriera bassa verso l'emettitore, quindi diffondono nell'emettitore. E questo è un altro contributo importante che c'è qua. D'accordo? Quindi, in pratica, e questo vuol dire che l'elettrodo di base avrà una corrente dovuta soprattutto a queste lacune che diffondono, vanno via dalla base e vanno verso l'emettitore. Quindi c'è una corrente in più tra base e emettitore. Ok? Quindi, contributi principali sono due, questo qua, il primo, quello più grande, il secondo, quello che vi ho rappresentato, è più piccolo. In realtà ce ne sono altri due piccoli piccoli, perché? Perché in base c'è qualche elettrone di suo, che anche se la base è drogata P, un po' di elettroni ci sono, e questi vengono accelerati dal campo verso il collettore, e in aggiunta a questo, nel collettore c'è qualche elettrone che viene, scusate, c'è qualche lacuna che viene accelerata dal campo verso la base. Quindi c'è anche questo effetto, ma questo è un effetto, diciamo, una componente molto piccola di corrente. Diciamo, a volte conta, cioè per lo più è abbondantemente trascurabile rispetto a due effetti principali. Effetto, quindi se vogliamo ricapitolare i flussi di corrente principali, flussi di carica, andiamo anche di fare una in un bipolare. Ecco, in questa condizione di polarizzazione, questa condizione si chiama zona attiva diretta. Non l'ho nominato, in zona attiva diretta, zona attiva, ma scrivo per esteso, in zona attiva diretta. La zona attiva diretta è quella che ho descritto prima, cioè in cui la VBE è maggiore di 0 e la VBC è minore di 0. Ok? Abbiamo tra emettitore, base e collettore. Rappresento in modo un pochino pittorico. Abbiamo il primo flusso, che è quello più importante, sono gli elettroni che vanno dall'emettitore al collettore e di cui una piccola parte ricombina nella base. Questa è la componente che ricombina in base. Questo è l'effetto principale. Poi ho un secondo effetto, che è quello dovuto alla corrente di lacune che dalla base vanno all'emettitore. Va bene? Questo ve l'ho rappresentato. Questo flusso è più piccolo del precedente, e guardate, l'unico motivo per cui è più piccolo è che la base è meno drogata dell'emettitore. Un drogaggio più basso, quindi sono meno lacune in base di quanti ci sono elettroni nell'emettitore, e questa componente è più piccola dell'altra. Ok? Questa è più piccola perché la base è meno drogata vuol dire un drogaggio minore, è meno drogata dell'emettitore, e poi ho quei due flussi molto piccoli, gli elettroni che vanno dalla base al collettore e le lacune che vanno dal collettore a base, e questi sono i portatori minoritari, questa è una corrente di deriva, ok, dei portatori minoritari.
pratica è quindi una corrente, corrente di rive e portatori minoritari in una giunzione, la corrente di saturazione inversa si chiama, abbiamo già visto insieme, saturazione inversa della giunzione base-collettore. Ok, allora fatemi tornare un attimo indietro. Va bene, ovviamente io posso avere, e adesso vi ho scelto questo segno di polarizzazione che si chiama zona attiva diretta, ma chiaramente potrei avere diversi segni delle tensioni applicate alla giunzione base-emettitore e alla giunzione base-collettore. Per il momento a me interessa essere sicuro che voi abbiate capito che non si comporta come due giunzioni vicine e come due giunzioni contrapposte. Il motivo per cui non si comporta come due giunzioni contrapposte è che la base è corta, per cui gli elettroni non ricombinano tutti in base e praticamente finiscono tutti nel collettore. Se avessi avuto due giunzioni contrapposte un po' più distanti non avrei avuto questo effetto, perché praticamente avrei avuto che gli elettroni dall'emettitore alla base sarebbero ricombinati tutti in base e al collettore non sarebbe arrivato niente, quindi tra base e collettore avrei avuto soltanto la corrente di saturazione inversa. Okay. Invece così non avviene in un transistore bipolare. Allora, per rappresentare questo funzionamento in termini un po' generali, che ci consentono anche di capire che cosa succede quando applichiamo tensioni con segno diverso alle giunzioni, fa comodo avere un modello come riferimento che tenga conto di questi aspetti, cioè che ho due giunzioni contrapposte e che però quando ho conduzione in una giunzione la carica finisce anche nell'altro terminale. È tutto lì il comportamento del transistore, d'accordo? Non c'è altro. Questo modello in realtà venne fuori praticamente subito dopo l'invenzione del transistore. Questo transistore bipolare a giunzione, una piccola variante insomma, di cui non ci interessa ora il dettaglio, fu inventato a fine 47 ai Bell Labs, la storia che vi ho raccontato all'inizio, e ai Bell Labs subito un gruppo di persone cominciò a studiare il dettaglio del funzionamento del transistore, perché il transistore fu inventato praticamente per sbaglio. Stavano cercando di fare un transistore a effetto di campo, un MOSFET, e gli venne un transistore bipolare. Okay? A un certo punto vide questo comportamento interessante, lo guardarono e capirono più o meno qual era il principio di funzionamento. Il brevetto lo fecero quando avevano appena capito il principio di funzionamento. Poi in realtà nei 2-3 anni successivi venne affinato il modello. Il modello che utilizziamo, che vediamo adesso, è un modello che fu messo a punto, molto molto semplice, che fu messo a punto proprio in quegli anni lì, cioè fine anni 40, inizio anni 50, da due ricercatori sempre dei Bell Labs, che si chiamavano Ebers e Moll. E vediamo com'è che, in che cosa consiste. Questo è il cosiddetto modello di Ebers e Moll del transistore bipolare. Ebers, poi in realtà insomma, è responsabile di tante scoperte nel settore dei semiconduttori, ma il modello è super semplice. Noi abbiamo tre terminali, l'emettitore, la base e il collettore, e si modella in questo modo. Si dice, beh, vedete, noi abbiamo una giunzione tra base ed emettitore, quindi qui c'è un diodo, chiamiamo I e D, la corrente, questo è il diodo di emettitore, e abbiamo, quando questo diodo conduce, una parte della corrente finisce nel collettore, abbiamo visto insieme. Come si fa a rappresentare dal punto di vista circuitale? E questo si rappresenta mettendo qua un generatore di corrente controllato da corrente. Qui ci mettiamo una corrente che vale alfa F I e D, quindi una parte alfa F della corrente nel diodo di emettitore finisce al collettore. Alfa F è un numero
compreso tra 0 e 1, nella pratica è molto vicino a 1. Okay. Questo è il primo modello. Tra base e collettore, che cosa succede? C'è un'altra giunzione, che è una giunzione che però, nel caso che abbiamo visto noi, è polarizzata inversamente. Questo lo chiamiamo diodo di collettore, ICD, con questo senso, prima la corrente. Quindi nel caso nostro passa, che abbiamo visto noi, quella della zona attiva diretta, passa attraverso il diodo ICD, siccome è polarizzato inversamente, soltanto la corrente di saturazione inversa. Va bene? Quindi questo mi basta per spiegare il funzionamento del diodo. Questa corrente di saturazione inversa la posso, insomma, è molto piccola, in pratica conta poco, però c'è quel diodo di aggiunzione. Ora, qual è il punto? Se io polarizzo, per completare il modello, che cosa osservano loro? Se io invece polarizzo direttamente la giunzione base-collettore, a quel punto la corrente passa nel diodo, ho una corrente indiretta nel diodo tra collettore e base, e a quel punto succede la stessa cosa che succedeva nell'altra condizione. Parte della corrente che passa tra base e collettore finisce nell'emettitore. E ne tengo conto di questo aggiungendo un quarto termine, un generatore di corrente controllato da corrente che chiamo alfa R ICD, dove alfa R di nuovo è una frazione della corrente di collettore. In questo è il modello di Ebersen-Moll, semplicemente. È un modello circuitale super semplice, ho le due giunzioni che ho, che ovviamente ci sono, e però devo tenere presente semplicemente che quando passa corrente in una giunzione, una parte finisce all'altro terminale, perché la base è corta, quindi roba finisce di là. Ok? Quindi quanti parametri mi servono per questo modello? Due parametri li ho visti, alfa F e alfa R, e poi ho i due diodi. I due diodi hanno una caratteristica di questo tipo, I e D, l'abbiamo vista come è fatta la caratteristica del diodo, I e D è una corrente di saturazione inversa, I e S, per E alla VBE su VT meno 1. Quindi c'è un unico parametro, IES, e poi qui c'è VT e la KT su Q, quindi una quantità nota, dipende solo dalla temperatura. Notate che il coefficiente di idealità per questi diodi è uguale a 1. Un po' per semplificare, un po' perché nella pratica è quasi 1. Insomma, nelle giunzioni di un bipolare il fattore di idealità è praticamente 1. E questo dipende dal fatto che sono drogaggi un po' più elevati di quelli dei diodi normali, quindi il fattore di idealità viene alto. Non vi dico più dettaglio. Ecco. Per il diodo di collettore ovviamente vale una cosa analoga, avrò una diversa corrente di saturazione inversa per E alla VBC, BC esatto, diviso VT meno 1. Quindi i parametri in pratica sono 4, è un modello a 4 parametri. Sono questi qua, 4 parametri, alfa R, alfa S e le due correnti di saturazione inverse. Ok? Poi il resto delle equazioni sono facili, sono le equazioni alla maglia. In pratica la corrente di emettitore, per convenzione le correnti si prendono tutte entranti. A questo circuito com'è che si rappresenta? Semplicemente la corrente di emettitore è uguale a meno IED più alfa R ICD, scrivo l'equazione al nodo di emettitore, al collettore scrivo l'equazione al nodo di collettore, quindi meno ICD più alfa R alfa F I e D, e poi posso scrivere l'equazione di bilancio all'insieme di taglio, chiaramente avrò che la somma delle correnti entranti complessivamente dovrà essere nulla. Quindi queste sono le tre equazioni che equivalgono alla topologia del modello di Ebersen-Moll.
Quindi mi basta sapere queste cose, oppure il circuito, e le due espressioni dei diodi. Quindi, ripeto, ho quattro parametri. Ecco, l'altro aspetto importante da considerare è che dei quattro parametri, però, solo tre sono indipendenti. I parametri sono alfa F, alfa R, I E S e I C S, di cui solo tre sono indipendenti. E questa è un po' una sottigliezza del modello di Ebersen-Moll, pendenti, che è notare che in realtà non sono tutte e quattro indipendenti. Perché? Perché c'è una condizione che si chiama condizione di reciprocità. E mi dice a condizione di reciprocità questo: se il collettore e l'emettitore sono alla stessa tensione, quindi io inietto dalla base e metto emettitore e collettore alla stessa tensione, a quel punto il transistore si deve comportare come due diodi in parallelo. Cioè, quei generatori devono avere un effetto complessivamente nullo, e quindi la corrente di base deve essere uguale alla corrente, alla somma della corrente nei due diodi. Ok? Quindi lo riscrivo di qua. Aspettate. Allora, condizione di reciprocità: in pratica, se VCE è uguale a 0 e quindi VBE è uguale a VBC, allora devo avere che quel termine di fusione alfa R ICD deve essere uguale ad alfa F IED, cioè i termini di scambio delle correnti devono essere praticamente uguali. Ok? Quindi i contributi di questi due generatori, questo e questo, devono essere identici. Di modo che, ripeto, perché non c'è nessun dei due elettrodi privilegiato rispetto all'altro, essendo tutti alla stessa tensione. Se impongo questa condizione, vedete bene che trovo una relazione tra alcuni parametri, perché alfa R è alfa R ICD diventa alfa R IC S per E alla VBC su VT meno 1, l'altro è alfa F IES per E alla VBE su VT meno 1. Se VBE e VBC sono uguali, i due termini tra parentesi sono uguali, e quindi alfa R CS è uguale ad alfa F IES. Questa è la condizione di reciprocità. E quindi in pratica non devo avere, quindi quando ho fissato tre parametri, il quarto è automaticamente stabilito, solo tre gradi di libertà nel sistema. D'accordo.